al Teatro Monumento d'Annunzio di Pescara, grande festa in diretta su Rete 8 per la consegna dei riconoscimenti ai vincitori della 48esima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano. Come nelle precedenti edizioni, a sfilare sul red carpet sono stati volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura nel corso delle due serate di sabato e domenica. Ieri l'evento conclusivo che ripercorriamo insieme attraverso le immagini della lunga diretta di Rete 8 condotta dal direttore Carmine Perantuono. Nonostante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non sia ancora passata, in hotel e in teatro c'era tanta voglia di festeggiare il Pegaso d'Oro che è stato esibito con orgoglio dai vincitori. La cerimonia, presentata dalla giornalista di Sky Martina Riva, si è aperta con la consegna del premio per il giornalismo a Bernardo Valli e con il passare delle ore è stato un crescendo di applausi ed emozioni per il pubblico. Gianluca Maria Tavarelli è stato premiato per la regia della fiction Chiamami ancora amore, Francesca Serafini e Giordano Meacci per la sceneggiatura di Carosello Carosone, Cristiana Capotondi per Chiara Lubich L'amore vince tutto. Ha parlato della grande capacità comunicativa della fondatrice del Movimento dei Focolari. Il vice direttore di Rai 3, conduttore del programma Report, Sigfrido Ranucci, ha dedicato il Pegaso d'Oro alla squadra di giornalisti che lavora con lui e che è costantemente impegnata in delicate inchieste. Per la TV premio anche alla coppia Nella vita e sul piccolo schermo nella trasmissione Via dei Matti numero 0 composta dal musicista Stefano Bollani e Valentina Cenni. Hanno regalato al pubblico alcuni brani in lingua portoghese e raccontato la passione comune anche per il Brasile. Carriera per il teatro agli attori Laura Marinoni e Remo Girone, che hanno raccontato aneddoti ma anche momenti di vita vissuta, come nel caso di Girone, la depressione e la lotta contro il cancro. Ha molto divertito il pubblico la proiezione del video La Vaccinada, realizzato da Checco Zalone dal premio Oscar Ellen Mirren, che lo scorso anno, ricevendo il Pegaso d'Oro alla carriera per il cinema, aveva espresso il desiderio di poter lavorare con l'attore e regista pugliese. Il direttore artistico del Flaiano Film Festival, Riccardo Milani, ha premiato le vincitrici ex aequo del concorso Opera Prima e Seconda, Alice Filippi per la regia del film Sul più bello e Francesca Mazzoleni per Punta Sacra. Per la regia Opera Prima, premio a Gianluca Iodice e al suo Cattivo Poeta, documentario sul rapporto tra Gabriele D'Annunzio e il fascismo, che ha visto premiato per i costumi Andrea Cavalletto. Jude Law e Monica Bellucci, premi alla carriera per il cinema. Impossibilitati per impegni lavorativi a raggiungere Pescara, hanno inviato dei videomessaggi. Carolina Crescentini ha ricevuto il Pegaso d'Oro per l'interpretazione femminile nel film La bambina che non voleva cantare, nel quale ha vestito i panni della madre della cantante Nada. Alex Infascelli è stato premiato per la regia del documentario Mi chiamo Francesco Totti sulla vita del campione di calcio. Quarto Pegaso d'Oro per Massimo Ghini, premiato per il film La volta buona, in cui interpreta il ruolo di un procuratore sportivo e che ha dedicato il riconoscimento ai suoi quattro figli. L'attore di fama internazionale Vincent Riotta ha ricevuto il premio alla carriera per il cinema e ha ribadito il suo amore per l'Abruzzo, come aveva anticipato nell'intervista concessa in esclusiva nei giorni scorsi a Rete 8. Francesco Bruni, premiato per la sceneggiatura del film Cosa sarà, ha dedicato il Pegaso d'Oro che gli è stato conferito a tutti i giovani sceneggiatori che tengono la foto di Flaiano sul loro comodino. E a Flaiano la presidente dei premi, Carla Tiboni, vorrebbe venisse dedicato un museo, mentre il sindaco Carlo Masci ha chiesto a tutti gli artisti presenti di unirsi per rendere possibile la traslazione della salma da Roma a Pescara, sua città natale. Gli ultimi a salire sul palco sono stati Edoardo Ponti, premiato per il film La vita davanti a sé, e Ibrahim Agueye, giovanissimo e talentuoso attore senegalese, coprotagonista del film insieme a Sophia Loren, madre del regista e produttore di fama internazionale. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,